Sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. TrevaHome.it. Allora, vai. Mister, bella partita, primo tempo. Avete giocato tutti e due, avete creato tutti e due. Forse a voi servite un po' di interventi importanti e Maigrati, però la prima occasione è stata grossa vostra con Buio. Sicuramente c'è un bel risultato. Io pensavo fosse la miglior squadra da affrontare in trasferta per voi, perché gioca e quindi provate a fare il vostro gioco. Oggi avete fatto il vostro gioco, insomma, quello che dovevate fare. Sono sincero, al di là del risultato è tutta la settimana che cerchiamo di insistere che ormai i giochi sono fatti, cioè nel senso a 10 giornate dalla fine dobbiamo pensare di avere un'identità, non pensare alla classifica, e dobbiamo mettere in campo quello che siamo, le nostre qualità, senza badare a chi è l'avversario, senza badare se si gioca in casa o se si gioca fuori, senza pensare a nulla se non a fare la prestazione che sappiamo fare, mettere in campo le nostre cose, l'aggressività, la fase difensiva, la ripartenza e soprattutto giocare. A differenza di altre gare, oggi abbiamo giocato comunque, poi come hai detto te, qualche cosa abbiamo rischiato, abbiamo concesso soprattutto dei tiri da lontano, che però il nostro portiere è stato bravo, e quindi io sono molto contento della prestazione. Il risultato ci gratifica sicuramente, però la prestazione è stata una prestazione in certi momenti di sofferenza, in altri invece abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare, che comunque abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo cercato comunque di creare delle opportunità o delle occasioni agli avversari. In due casi le abbiamo sfruttate, e quello che ho detto ai ragazzi in mezzo al campo è che oggi sono veramente molto contento di chi è entrato. Al di là, chi gioca è sempre gratificato dal fatto che comunque gli viene data la maglia da titolare, quindi non ho bisogno di complimentarmi con loro, che va da sé, ma quelli che sono entrati, quindi che sono quelli che magari hanno voglia di voler dimostrare ma hanno meno tempo a disposizione, e invece quelli che sono entrati oggi hanno fatto vedere che anche loro vogliono ritagliarsi uno spazio importante, e visto che mancano 10 giornate alla fine, noi abbiamo bisogno di tutti, e questo oggi ne mancavano tanti a noi, però ognuno di questi ragazzi si è sacrificato, ha dato il suo contributo importante e ha fatto sentire poco la mancanza di chi non c'è. Ecco, oggi non c'era Zambatari, chi era convocato? Sì. Perché l'ho detto, ieri non c'era la conferenza. No, però durante non c'era. Aveva la febbre. Ieri aveva un po' di febbre quando ha fatto la conferenza. Non sapevo se questa febbre gli fosse salita o se invece era semplicemente una febbriciatola che andava via. La sera aveva 38,8, va da sé che l'abbiamo lasciato a casa. E dovevamo partire alle 4:30, lui a quell'ora aveva la febbre 38,8, allora l'abbiamo lasciato a casa e stamattina aveva ancora la febbre, però era una cosa che speravamo invece di portarlo con noi, e lui non c'era. Galli era ancora out, Ardizzone ancora out, avevamo Girelli a mezzo servizio, che però poi ha fatto tutta la, non pensavamo di riuscire a fare tutta la partita, ma per esigenze poi alla fine l'ha dovuto fare, perché il giudice è uscito anche lui per un problema, per evitare che si facesse male, in un momento in cui ci mancano tanti giocatori ne abbiamo tolto alla fine del primo tempo. Però ripeto, ogni ragazzo si è messo a disposizione, anche in ruoli non suo, non loro, e quindi sono molto contento. Sono contento dello spirito che ha questa squadra, questo gruppo. E il fatto che oggi abbiamo vinto li gratifica a loro, gratifica ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato, però va solo a chiudere il cerchio di quello che questi ragazzi vogliono fare. Prima ha detto, guardo la classifica, guardo la prestazione, abbiamo un'identità, però a 10 giornate dalla fine, quali considera gli avversari per la promozione? Noi,
noi siamo gli avversari principali, perché poi a 10 giornate dalla fine è chiaro che questo campionato dice che quelli lì davanti sono tutte uguali, anche se continuo a dire che la Feralpi, il Pordenone e il Vicenza, insomma quelle lì che sono state costruite per vincere, probabilmente è dall'inizio dell'anno che diciamo che hanno qualcosa in più. Però se poi la Prosesto in testa, e anche la Prosesto ha qualcosa, sta facendo vedere cose importanti. Se il Lecco è a 2 punti, anche il Lecco sta facendo vedere cose importanti. Quindi noi dobbiamo insistere, noi dobbiamo giocare partita per partita e insistere, e abbiamo la voglia di rimanere agganciati fino all'ultima giornata. Poi all'ultima giornata tireremo le somme e vedremo in che posto della classifica siamo, insomma, credo che questa sia la cosa importante. Cosa conterà di più, secondo lei, fra queste questa rosa di squadra? La continuità di risultato. Adesso ci saranno molte di queste squadre che baderanno meno al bel gioco e più al risultato finale. Noi come la Prosesto sappiamo che invece possiamo fare il risultato solo attraverso il gioco, mentre queste squadre hanno anche i singoli che gli risolvono le partite, magari anche giocando una partita anonima possono risolverla in qualsiasi momento. La differenza secondo me fra noi, la Prosesto e le altre tre, parlo sempre di Vicenza, Pordenone e Feralpi, sono le prime 5, sono queste, mi sembra che la sesta sia 43 se non sbaglio, no? La differenza fra queste tre e noi e la Prosesto probabilmente è proprio questa, ma magari mi sbaglio, perché questo campionato è ancora talmente imprevedibile, che è equilibrato, imprevedibile, che può succedere di tutto. Allora ti riporto la domanda di Marcello Villani: cosa ne pensi della prestazione di Zuccone? Ma io lo dico da tempo, Federico ha fatto una grande partita, è un 2003, non dimentichiamoci, però oggi ha fatto una grande prestazione, poteva benissimo giocare nell'altra squadra, che anzi secondo me non sfigurava per niente questa testimonianza, che è un giocatore di prospettiva, un giocatore importante, e secondo me l'Atalanta deve leccarsi le dita. Ultima cosa, gol di Zaute, il primo di Lepo. Ha deviato, secondo me l'ha toccato un difensore, se non sbaglio, no? Però nelle esultanze, io ho rivisto 2 o 3 volte l'immagine. Nelle esultanze, bisogna chiederlo a Lorenzo. Ma con compagno, lui fa, sei il mio. Chiedetelo a lui. Io. L'ha chiesto lui, proprio la sua conferma. Lei pronuncia il suo pensato e dice che è suo, quindi. Mi interessa poco. Si mettessero d'accordo per i cabellini, guardate, con lui, parlate con la sincerità di Pinzauti. Tra le immagini sembrava Pinzauti, anche Matteo che è stato vicino. Io avevo paura. Io penso che sul tiro la mia preoccupazione è che se l'avesse deviata lui, che potesse essere fuori gioco. Quindi ho pensato che invece avesse toccato un difensore, qualcuno l'ha toccata, sì. Ho pensato che l'avesse toccata di stinco un difensore, anche se quella palla lì va dentro, sì. Va nell'angolino di quella, infatti subito le sensazioni di tutti al gol di Lepore, poi per me Lepore non lo so, aderiamo subito ai dubbi che a casa, il gol è tuo. Sì, sì, l'ho toccata. Natica, siamo... Di Natica, sì. Siamo... No, vabbè, allora, mettiamola così, quel gol lì ti porta uno insieme a Buso e Ilari, se non sbaglio, nella classifica dei marcatori interni, che non è mai una brutta cosa. E sono 18 gol in 3, insomma, sono un bel bottino. Soprattutto vi ha risolto un po' un mezzo rompicapo, perché la Juve comunque... col suo palleggio e via dicendo un po' di noia, anche con gli uno contro uno vi ha creato un po' di noia nel primo tempo. Sì, senza dubbio la Juventus è una squadra forte, con giocatori che sono soltanto di passaggio in questa categoria, ed è sempre una squadra da prendere con le molle, insomma, da non sottovalutare, anche se sono tutti giovani. Siamo contenti più che altro per la vittoria, perché ci mancava fuori casa da tanto tempo, era insomma un po' un nostro tabù, e
Secondo me abbiamo fatto una prestazione buonissima fin dall'inizio, siamo stati compatti, aggressivi e con il piglio giusto. Dobbiamo prendere le partite fuori casa come le affrontiamo in casa e penso che oggi l'abbiamo fatto, quindi siamo contenti. Metà partita con Nicolò, non ti chiedo se vi trovate bene, perché mi sembra che insomma come se viviate insieme su quella tre quarti. Con Bunino invece come va? Io con Bunino ci ho già giocato insieme a Teramo, quindi già lo conoscevo e io mi trovo bene. Io cerco sempre di dialogare col compagno di reparto, quindi diciamo che cerco sempre di andare bene con tutti. Mi sembra che anche oggi, quando è entrato, abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto delle buone cose anche insieme, quindi sì, c'è affinità ma con tutti, con Tordini, con Dudu, insomma siamo un bel gruppo e si vede anche in campo. Cosa c'è? Che clima c'è dentro lo spogliatoio? Perché 10 giornate alla fine. Vabbè, l'ignoranza può essere sempre un aiuto, però non guardare la classifica credo che sia abbastanza. No, il clima è ottimo, ripeto, siamo un grande gruppo, viviamo la giornata, viviamo la prossima partita. Non dobbiamo fossilizzarci, perché comunque davanti ci sono squadre molto più attrezzate sulla carta, più di noi, però noi siamo là, ci vogliamo restare fino alla fine e vogliamo dar noi a tutti. Quindi siamo sicuri dei nostri mezzi, senza paura, e affrontare tutte le partite a viso aperto. Adesso mi viene da pensare, l'Arzignano ieri ha vinto 5-1, è una squadra fastidiosa, ormai dovrebbe aver fatto quello, insomma, la gran parte dei punti che doveva fare, e tra l'altro è una squadra che sa giocare anche abbastanza bene. Anche su magari un campo come il vostro, non c'è magari adesso inconsciamente, ovviamente, il rischio di dire finalmente mi sono levato questo peso dalle spalle della trasferta e insomma andare magari il rischio di andare incontro magari a un inconscio minimo rilassamento? Ma non ci deve essere, se vogliamo stare lassù non ci può essere rilassamenti, quindi anzi. Visto che ci siamo levati questo tabù, dobbiamo essere ancora più consapevoli, ancora più entrare ancora più arrabbiati per voler fare risultato. Quindi no, io mi auguro, ma penso proprio di no, che non ci sia questa cosa, anzi, semmai al contrario. Perché tra l'altro viene da dire che dopo Arzignano eravate i primi e poi arrivò il brutto passo falso col Trento. Quindi insomma siamo anche in un periodo tutto sommato sovrapponibile. L'ultima cosa, 6 a 1 gol, 2 soli gol dal tuo record personale di Pontedera, è qualcosa che, se non sbaglio, era 10 gol da Pontedera. Allora siamo lì, manca qualche numero allora. Beh, ma lo punti, insomma, punto, certo che punto. La doppia cifra, sì, sì, ma certo. Ti manca da un po'. Certo che l'appunto è un obiettivo personale, ovviamente, però ripeto, passa sempre avanti l'obiettivo di squadra, quindi Se c'è occasione, ecco, io ce la metto sempre tutta per arrivare al mio obiettivo, purché comunque resti sempre nell'ottica dell'obiettivo di squadra. Allora mister, sicuramente è una partita che nel primo tempo avete giocato bene, avete creato soprattutto un'occasione grossa con la Graca, è stato bravo Melgrati. Nella ripresa forse è mancato qualcosina dietro la linea del centrocampo dell'Ecco. Ma sì, allora, il primo tempo secondo me è stata una gara equilibrata, noi l'abbiamo fatta bene, una gara che non doveva finire, che doveva finire in parità al primo tempo. Poi dopo su quel gol che l'Ecco ha trovato, chiaramente ci ha fatto la partita nel secondo tempo, noi ci siamo fatti prendere un po' dalla frenesia, soprattutto nella prima parte del secondo tempo dove l'Ecco poteva farci il secondo gol. Poi dopo ci siamo riassestati e abbiamo avuto anche paio di occasioni, se non tre, per poterla pareggiare, e lì siamo stati poco cinici. Poi il 2-0 ha chiuso tutto, insomma. Ecco, sicuramente la tua squadra, tra virgolette, poteva avere il problema magari più mentale che fisico, magari di essere un po' scarica dopo la partita di Coppa, che comunque vi ha, immagino, portato via tanto. Però da questo punto di vista mi sembra che puoi star tranquillo, comunque l'approccio è stato positivo.
Ma sì, sì, è normale che mercoledì noi abbiamo speso tanto a livello nervoso e abbiamo cambiato anche 8 undicesimi della squadra che ha giocato mercoledì, i ragazzi che hanno giocato secondo me hanno fatto una buona partita, o poco da rimproverarli, sicuramente potevamo essere un po' più lucidi e più precisi nella fase di finalizzazione, quello sicuro. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Lascio. Squadra un po' spetta, mi sembra. Ospetta, mi sembra un po' troppo. Primo tempo, secondo me, dicevo prima, doveva finire in parità per quello che si è visto in campo. Sì. E poi dopo è normale che un gol preso a fine primo tempo, ecco, poi su quello ci ha fatto la partita, perché chiaramente per noi, soprattutto all'inizio del secondo tempo, siamo stati in difficoltà. Poi quando ci siamo riassestati, secondo me, abbiamo avuto 3 palle belle per poter pareggiare. Quindi siamo stati poco precisi, poco cinici, poi 2-0 in ripartenza chiaramente ha finito il gioco, insomma. Il primo tempo forse ha fatto più la Juve che non il Lecco, quanto pericolosità, ha fatto più interventi Melgrati che non Rain. No, no, è vero, se andiamo ad analizzare il primo tempo sono soddisfatto, perché comunque abbiamo fatto bene contro una squadra che comunque si chiudeva e ripartiva, non è mai facile. Purtroppo in un primo tempo dove probabilmente abbiamo fatto meglio noi, sono andati in vantaggio loro, poi da lì è stata difficile per noi andare a riprenderla. Questo è il calcio, come si dice spesso. No, no, io dico sempre che le partite sono sempre molto equilibrate, poi dopo l'episodio negativo o positivo è quello che ti sposta le gare. Noi sul gol potevamo fare meglio, sul gol preso, e sicuramente potevamo fare meglio nella fase di finalizzazione, sia prima che secondo tempo. Un Lazio un po' in difficoltà. Aveva un avversario di spessore, comunque un avversario di gamba, ha fatto la sua partita, poi dopo chiaramente fatto sicuramente partite migliori in questo campionato. Sempre dedicato il giudizio, bisogna dar merito anche, eravamo di fronte a una squadra che comunque sta facendo un campionato straordinario, noi era la terza partita in una settimana, abbiamo cambiato 8 undicesimi della partita di mercoledì, insomma, nonostante questo ce la siamo giocata e ripeto, quel gol a fine primo tempo sposta gli equilibri. Poli straordinario. Sì, Poli aveva recuperato bene, ero indeciso sul fatto di farlo giocare o no, però aveva recuperato, se ne è sentita e ha fatto la sua solita buona partita, come sempre, un giocatore per noi importantissimo. Beh, diciamo che dopo mercoledì ci poteva stare una battuta d'arresto non meritata forse, però poi allora, adesso ho potuto scegliere tra vincere il mercoledì e oggi chiaramente abbiamo vinto quella che serviva, poi dispiace sempre perdere, soprattutto quando fai anche delle buone partite, c'è poco da dire. A Lecco interessa perché non c'era Iocolano, aveva la febbre. Grazie, tutto qua. Siccome era per i convocati, sì, grazie.